Sono in aumento i pazienti che accedono all'ospedale San Donato di Arezzo per patologie diverse dal Covid e poi scoprono di essere positivi. La gestione è comunque tutto sommato sotto controllo, ce lo conferma la dottoressa Barbara Innocenti, direttore del nosocomio. Beh, noi abbiamo mediamente ricoverata nella degenza ordinaria, quindi malattie infettive, pneumologia, una media del 20% di pazienti che sono positivi al tampone, ma non hanno una patologia Covid correlata, quindi non hanno né una sintomatologia importante, ma neanche una patologia riscontrabile dal punto di vista diagnostico Covid correlata. Giustamente sono venuti in pronto soccorso per altre motivazioni e poi si sono scoperti positivi. Inizialmente, quando i numeri erano più bassi, venivano ricoverati in malattie infettive, poi i singoli specialisti andavano in consulenza a gestire il caso. Adesso che i numeri stanno diventando invece più significativi, abbiamo creato all'interno dell'ospedale una zona dedicata, la chiamiamo Covid multispecialistica, dedicata a pazienti con queste caratteristiche, quindi sono seguiti e presi in carico direttamente dai loro specialisti, quindi dagli specialisti di riferimento di branca, e sono peraltro ricoverati in un'area che è comunque un'area di isolamento, quindi con personale dedicato che gestisce tutti gli aspetti relativi all'isolamento. A differenza di altri ospedali, in questo momento ad Arezzo sia l'attività chirurgica che le altre prestazioni sanitarie, nonostante l'aumento dei contagi, non hanno subito ripercussioni. Vedremo successivamente quello che accadrà, chiaramente noi rispondiamo anche alle indicazioni regionali, quindi qualora fosse necessario la rimodulazione la prenderemo in considerazione, ma al momento la situazione è assolutamente stabile. Ha pesato il fatto su questo che ci sia stato un allargamento dei posti delle terapie intensive proprio in questo ospedale? Al momento no, l'allargamento dei posti ci ha permesso semplicemente di rimodulare il Covid no Covid, rispondendo comunque alle esigenze che in quel momento avevamo all'interno dell'ospedale. Grazie al fatto che abbiamo la nuova rianimazione, è chiaro che da un punto di vista strutturale e logistico la gestione è ottimale, quindi non c'è la necessità di cercare posti, tra virgolette, di fortuna, passatemi il termine, ma c'è una rianimazione strutturata con tutte le caratteristiche della rianimazione.